degli lavoratori da Bari hanno partecipato a Roma alla manifestazione unitaria nazionale Lavoro e Democrazia. Il 1° luglio in Confindustria a Roma Natuzzi presenterà il piano industriale, potrebbe essere il primo passo verso la risoluzione della vertenza. Insieme per il lavoro presentate le proposte di ANCE, Bari e Batte, dei sindacati provinciali del settore edile per uscire dalla crisi. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, migliaia di lavoratori che da Bari hanno partecipato a Roma alla manifestazione unitaria nazionale Lavoro e Democrazia, 40 circa i pullman partiti sia dal capoluogo pugliese sia dalle province alla volta della capitale per rivendicare in piazza San Giovanni provvedimenti urgenti sul lavoro, il fisco, i contratti, le politiche industriali all'indomani della firma dell'accordo su rappresentanza e democrazia del 31 maggio scorso. Il servizio da Roma. La CGL ritiene sia urgente che il tema del lavoro torni al centro delle scelte politiche ed economiche. Investimenti, redistribuzione del reddito, ripresa dei consumi sono le condizioni essenziali per sostenere la nostra economia. In particolare servono provvedimenti per uscire dalla recessione e riprendere la crescita. Innanzitutto dare soluzione alle emergenze che alimentano la disoccupazione attraverso il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, almeno per tutto il 2013, l'effettiva salvaguardia degli esodati. Punto numero 2, ridurre le tasse per i lavoratori dipendenti, pensionati e le imprese che fanno assunzioni nel prossimo biennio. Punto numero 3, rilanciare le politiche anticicliche, prevedendo la possibilità per i comuni che hanno risorse di fare investimenti e avviare cantieri già deliberati fuori dal patto di stabilità. Punto numero 4, ridurre i costi della politica, che è la condizione per buone istituzioni e buona politica. Si tratta da un lato di riordinare e semplificare l'assetto istituzionale ed amministrativo del Paese, seguendo quanto già fatto dagli altri partner europei, e dall'altro di tagliare con decisione gli sprechi e i privilegi. Ammodernare e semplificare la pubblica amministrazione, punto numero 5, non attraverso tagli lineari, ma con la riorganizzazione e l'efficacia del suo funzionamento. Prorogare i contratti precari nella pubblica amministrazione e nella scuola in scadenza, definire una politica industriale che rilanci produzioni, valorizzando le imprese che investono in innovazione e ricerca, definire uno strumento di contrasto alla povertà e il finanziamento della non autosufficienza. Applicare la riforma dell'IMU esonerando solo i possessori di un'unica abitazione, con un tetto riferito al valore dell'immobile. Punto numero 10, correggere le iniquità della legge Fornero sulle pensioni. Sono queste le scelte per arrestare la caduta del sistema produttivo e far ripartire la crescita creando nuove opportunità di lavoro. Abbiamo raddoppiato gli obiettivi di partecipazione previsti, afferma Pino Gesmundo, segretario generale CGL Bari, e questo ci fa ben sperare che la grande attenzione dei lavoratori verso questa iniziativa, mostrata attraverso la straordinaria partecipazione, faccia sì che il governo possa prendere in considerazione le rivendicazioni che arrivano dal territorio. C'è bisogno di dare risposte concrete, immediate alle fasce più deboli della popolazione, agli anziani e tanti lavoratori giovani e meno giovani che vivono in un profondo disagio e che rischiano di perdere la speranza nella possibilità di un cambiamento vero. Dobbiamo costruire condizioni di sviluppo per creare lavoro e occupazione e dobbiamo farlo subito. Il 1° luglio a Roma, in Confindustria, Natuzzi presenterà il piano industriale. Potrebbe essere un primo passo verso la risoluzione di una vertenza che vede migliaia di operai e impiegati a rischiare il loro posto di lavoro. Sentiamo. Hanno protestato sotto il palazzo della Regione Puglia, sul lungomare di Bari, progettisti, addetti alla vendita, responsabili dei trasporti, insieme a cucitrici, tappezzieri, lavoratori delle pelli. E mentre infiamma la protesta negli uffici della Presidenza, si svolge l'incontro tra azienda e sindacati, convocato dalla Task Force regionale del lavoro. Al centro della discussione il piano di 1900 esuberi annunciato da Natuzzi e che da ottobre, mese in cui scadrà la cassa integrazione straordinaria, potrebbe diventare esecutivo. Insieme agli operai hanno protestato dunque anche gli impiegati, preoccupati per il loro futuro, perché il piano di esuberi annunciato dall'azienda di Divani riguarda infatti anche la parte amministrativa. Su 400 impiegati che gestiscono la logistica, le vendite, gli ordini, la ricerca e lo sviluppo, spiega il segretario della Filcams CGL di
Bari Antonio Miccoli, c'è un 50% di esuberi. È chiaro dunque che il problema non è la mancanza di commesse con cui la società giustifica il taglio della produzione, ma c'è l'intento di delocalizzare anche la parte commerciale. Una crisi che ha origini nella scelta della multinazionale di orientarsi verso i mercati esteri, posizionando progressivamente i siti produttivi in Cina, Romania, Brasile, piuttosto che negli stabilimenti italiani, che soffrono da 10 anni di carenza produttiva, con circa 2.000 lavoratori in cassa integrazione. Dopo il rifiuto di presentare il piano e ritirare gli esuberi è dunque scoppiata la protesta in tutti gli stabilimenti del gruppo, protesta che è stata calmierata con la convocazione in regione durante la quale Natuzzi si è impegnato a presentare il piano industriale, cosa che accadrà in Confindustria a Roma il 1 luglio. La presentazione formale di un piano industriale, commenta il segretario generale della filiera di Bari, Ignazio Savino, rappresenta sicuramente un passo in avanti per una discussione di merito sulla situazione degli stabilimenti pugliesi, che contano circa 2.000 dipendenti, distribuiti in 4 aziende, 2 a Sant'Eramo, 2 in provincia di Taranto, 1 a Ginosa e l'altro alla Terza. Certo, la presentazione del piano è solo il punto di partenza per capire come implementare le produzioni in Italia e quindi di conseguenza come impegnare tutti i lavoratori in cassa integrazione e riportarli a lavorare. Non ci illudiamo, ma siamo fiduciosi, dato che la vertenza ha assunto carattere nazionale. Insieme per il lavoro, il titolo dell'iniziativa durante la quale sono state presentate le proposte di ANCE, Bari e BATE, dei sindacati provinciali del settore edile, per uscire dalla crisi. 2.000 caschetti gialli hanno occupato Piazza Libertà a Bari per richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'aggravarsi della crisi che sta attraversando il settore edile e per sollecitare l'attuazione di interventi a breve e lungo termine. Vediamo. Tra il 2008 e il 2012 i dati delle casse edili evidenziano a livello nazionale che il numero delle ore lavorate ha subito una contrazione del 34,1%. Per imprese ed operai iscritti il calo si è attestato rispettivamente al 26,6% e al 31,2% nello stesso periodo. In linea con la situazione nazionale, i dati della cassa edile di Bari rilevano nel quinquennio un calo nella provincia di Bari e Batta del 36% del numero delle ore lavorate, una riduzione del 16% e del 30% rispettivamente del numero di imprese e di operai iscritti. La filiera CGIL Bari è scesa in piazza insieme agli imprenditori ANCE, Bari e BAT per partecipare alla manifestazione Insieme per il Lavoro e per chiedere di rivedere gli stringenti vincoli al patto di stabilità per introdurre la completa nettizzazione del cofinanziamento dei progetti che rientrano nei programmi comunitari e che siano modificati i parametri nazionali così da consentire la crescita dei livelli della spesa comunitaria. Queste alcune delle proposte presentate in un documento congiunto presentato subito dopo la manifestazione nella sala giunta del Comune di Bari, perché è necessario un impegno sinergico istituzionale per spendere tutte le risorse destinate al territorio barese per snellire le procedure che regolano i processi di spesa. 2.000 caschetti gialli hanno occupato Piazza Libertà a Bari per richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'aggravarsi della crisi che sta attraversando il settore edile e per sollecitare l'attuazione di interventi per il breve e lungo periodo. La situazione del settore delle costruzioni, spiega Ignazio Savino, segretario generale Fillea CGIL Bari, è diventata ormai tragica. Il comparto dei lavori pubblici è bloccato e non ci sono al momento segnali di ripresa. Inoltre la stretta creditizia operata dalle banche spinge sempre di più le imprese del settore verso l'insolvenza oppure verso prestiti usurai che nel giro di pochi mesi le mettono in ginocchio. Diventa quindi fondamentale, conclude Savino, agire con la massima urgenza nello stipulare protocolli di legalità con il prefetto le associazioni datoriali per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cgilbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 8 e in replica alle 24. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento.